Perché Lyon, quindi? Come l'avete scoperta? È conosciuta nel mondo dell'hospitality? Avete guardato il world ranking? Quella è parte del, certo. Anch'io sono venuta in Svizzera ancora prima di cominciare l'università in Italia, solo perché volevo trovare qualcosa che era relativo all'hospitality. Poi ho ragionato un po' di più, ho detto vale la pena fare un bachelor qui e dopo fare un master da qualche altra parte, o fare solo il bachelor qui e poi entrare direttamente nel mondo del lavoro. E a quel punto lì ho trovato l'opportunità di fare questa università in Italia che è in Südtirol, quindi le lezioni erano un terzo in italiano, un terzo in tedesco, un terzo in inglese. Management, sport, eventi e turismo. Quindi ho detto, può essere una buona entrata per me per capire cosa effettivamente ho un po', tocco un po' tutti e tre gli aspetti dell'ospitalità molto in generale, per capire poi su cosa voglio specializzarmi. Ho cominciato lì, il secondo semestre sono stata in Australia per 6 mesi e lì ho lavorato in un ristorante, più ho studiato lì ed era puramente hospitality. E sono tornata di nuovo in Italia, sono ripartita per l'Inghilterra per altri 6 mesi e anche lì era eventi e hospitality. E quindi alla fine di quello ho detto ok, penso che adesso la Svizzera sia lì ad aspettarmi. E finito quello ho subito cominciato con HIP program al campus di Lyon per 4 settimane di full immersion, cucina, servizio, housekeeping, rooms division e bar and wine. E poi ci siamo spostati. Siete giovanissime, di solito a 23 anni gli studenti, comunque giovane, ha paura di qualcosa. Avete qualche paura? Vi spaventa il futuro? Beh, ora soprattutto un po' di più per colpa del Covid. Sì. Però ora che ho trovato l'internship in tutto, un po' sto meglio. Non lo so, da una parte... pandemia, Covid, all'inizio ero un po' ok, adesso? Perché l'ospitalità è stato uno dei primi settori ad essere fortemente colpito. Adesso penso di avere ancora più grinta di quello che avevo prima. Ma infatti se l'università vi ha dato però questa tranquillità, diciamo, nel senso comunque vi sta incanalando, comunque vi ha, visto che vi fa fare tantissime esperienze pratiche, cioè fa meno paura il lavoro. Per esempio Pretima ci aiuta moltissimo, sì, moltissimo per tutto, ci consiglia, mi ha consigliato moltissimo, e è sempre qua per tutte le discussioni che possiamo avere, tutto, e ci dà sempre buoni consigli, e ci aiuta. Sì, assolutamente, quello nessun dubbio. E ovviamente adesso che abbiamo, comunque sappiamo la nostra base, sappiamo come affrontare il mondo del lavoro, e penso che Lyon ci dia anche certe volte vediamo gli standard come dei limiti, dress code, qualsiasi cosa sembra, in giornate come queste sembra una forzatura, sì. Però secondo me quando si va poi nel mondo del lavoro i recruiters la vedono questa differenza, perché parlo per esperienza personale con altre persone che conosco che non hanno fatto questa scelta, magari sono in altri ambiti, però c'è uno standard diverso, sia di presentazione che di molte altre cose. Secondo me noi abbiamo un vantaggio nel modo di approcciare il mondo del lavoro. Questo è... Quali sono le 3 soft skills più importante che avete appreso? Ok, io parto con una. Vai, parti te. Empatia, secondo me è molto molto importante. L'apertura, esatto, agli altri e al mondo. Sì. Time management. Sì. Se doveste dare un consiglio ad uno studente che deve fare una scelta, che consiglio gli dareste? Io gli direi di venire qua, su
subito. Che anche se non sa esattamente quello che vuol fare, qui almeno può capire che opportunità può avere, e se poi non gli piace può sempre fare un'altra cosa, perché l'ospita non è legata. Non si è rilegati solamente agli hotel, all'hotel. Anche ad esempio i recruiters che c'erano alle Career Fairs non sono solo hotel o ristoranti, sono molto di più. Lo specchio è molto più ampio. C'è il luxuries, c'è lo sport. C'è lo sport, consulting, immobiliare, real estate, altre cose. Cioè, quanto date importanza allo studio e a un'esperienza pratica? Dove li mettete? Dategli dei voti. Dei voti? Secondo me l'esperienza professionale su 7. E tre. Tu? Sì. Concordo. Perfetto. No, però sì, allo stesso tempo, se non hai la base di studio, l'esperienza ti può insegnare tanto, sì. Però ti manca qualcosa, secondo me. Però dipende anche tanto da dove si va, anche prima. Le persone che hai attorno, che ti danno comunque una base, perché se vai ad aprire il tuo hotel e sei tu l'imprenditrice, l'imprenditore, e non hai una base di studio, sei, diciamo, da solo. Se entri in una azienda, tutto il team poi ti dà un grande aiuto per riuscire al tuo meglio. Dell'innovazione nel mondo dell'hospitality, insomma, ci sono tantissime innovazioni, sì, dall'IoT alla smart chain, a blockchain, a anche tutto il mondo, insomma, della finanza che sta cambiando, quindi tutta la parte anche Bitcoin. Comunque, se aveste un hotel, introdurreste i Bitcoin, ad esempio, il pagamento in Bitcoin, se foste dei manager, cambiereste questa cosa? Nuove tecnologie in generale, sì. Sì, per esempio marketing, sì, ci diceva che era proprio il must. Non si possono lasciare fuori. Adesso, virtual reality, altrimenti reality. Sei tu come tu con il tuo business che sei lasciato fuori. Sì. Se tu lasci fuori quelle tecnologie lì, sì, sarai lasciato fuori. Sì. Perché? Perché il cliente non è più il cliente di 10 anni fa. Per me non riesco a vedere un hotel con dei robot. Esatto. Dai, quello secondo me non è un hotel. Persone prima di tutto. Persone, e quello che io ho scoperto e ho, diciamo, imparato, soprattutto da quando sono qui e tutti i corsi, eccetera, eccetera. Quando mi chiedono, secondo te qual è il dipartimento più importante in un hotel? Non posso dire, non posso fare un ranking di, non so, F&B primo, seconda. Ovvio, tutto deve funzionare alla perfezione, sennò l'hotel non funziona. Però HR, Human Resources, se quello manca, non sopravvive. Quello, perché ancora, tuttora, penso, abbiamo fatto un'analisi di recensioni di hotel, di ristoranti. La prima menzione nei commenti è riguardo al personale. Sì, sì, sempre. Non è il prodotto, sempre, ma è il servizio, sì. Sempre. Non dico sempre, ma una buona parte è su quello.